Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi venerdì 23 marzo. Doveva essere una giornata importante per le Camere, in realtà, come spesso avviene quando si tratta di fare le trattative, non è una giornata affatto importante, è una giornata totalmente probabilmente inutile. Oggi vedere, stamattina ho preso un po' di tempo per fare questa rassegna più tardi, ma vedere il Movimento 5 Stelle che vota scheda bianca, insomma adesso non sono finite le votazioni quando sto parlando eccetera, è una cosa che ti fa impazzire. Erano quelli che dovevano aprire il Parlamento come una scatola di tonno e oggi sono diventati, devo dire, il pallino intorno al quale si giocano tutte le trattative politiche. È fantastico perché in realtà stanno questo pallino, nonostante quello che scrivono i giornali, secondo me gestendolo loro, come è normale che sia, essendo il primo partito, anche se non forti quanto la coalizione di centrodestra, ma la coalizione di centrodestra è diviso. Vi devo chiedere scusa perché in realtà nelle ultime settimane abbiamo parlato soltanto dei candidati, dei giochi, chi va in Parlamento, chi va a presenza della Camera, chi va alla presidenza della Repubblica, minchiate. Per 10 giorni avete perso tempo, quindi non ne perdiamo altrettanto. Oggi infatti scheda bianca di tutti quanti, non hanno trovato l'accordo, Berlusconi non vuole essere ricevuto da Di Maio non vuole ricevere Berlusconi, trick e track, non si riesce a capire quello che sta succedendo, la solita politica che conta poco, nulla. Beh certo, poi se sui giornali ci propinano il fondo di Mario Monti che ci fa la lezioncina sul Corriere della Sera, beh insomma forse è meglio il trick e track che facciamo con la zuppa di porro, quindi stiamo buoni e calmi. Quando arriveremo al Presidente del Senato e della Camera potremo raccontare. Una cosa però ve la voglio dire, e che non riguarda con i giornali di oggi, ma riguarda questa gigantesca ipocrisia per la quale un comunista, un missino, un democristiano, un grillino, un liberale, quando diventano Presidente della Camera e del Senato diventano imparziali, figure istituzionali, tra l'altro si astengono dal voto. Beh, insomma, abbiamo visto che per pochi minuti questa mattina Giachetti è diventato Presidente della Camera e Napolitano è ritornato Presidente del Senato. Per pochi istanti sono ritornati, dovrebbero semplicemente fare il ruolo suppletivo tra i vecchi presidenti e i nuovi presidenti. Apriti cielo, gli imparziali, porca paletta, appena Napolitano è diventato Presidente della Camera ci ha fatto due balle così dicendo che Renzi ha sbagliato tutto, ve la semplifico, ma questo è quello che ha detto l'imparzialissimo Presidente della Repubblica, ex Presidente della Repubblica e oggi Presidente del Senato. E l'imparzialissimo Bobo Giachetti, oltre ad aver fatto questo gesto straordinario e di grande libertà sessantottina nel togliersi la cravatta e nel presiedere la Camera dei Deputati senza la cravatta, complimenti, tutti moderni, anch'io adesso oggi sono senza cravatta e quindi mi scuso con voi per l'irritualità del modo in cui vi parlo, beh, insomma, che cosa ci rompe le balle, come se fosse la Cortellesi oggi, Giachetti, nel suo discorso, occupati della Camera, non delle minchiate, anche perché non sarai Presidente della Camera nei prossimi anni. Beh, per i pochi istanti che è Presidente della Camera, Giachetti ci dice della necessità di fare delle leggi sul femminicidio. Bravo. Ci vogliono delle leggi, facciamo delle leggi contro gli omicidi, facciamo un decreto per essere tutti più ricchi, un decreto perché non ci siano omicidi, un decreto per essere tutti più felici, un decreto per avere un iPhone tutti quanti, anzi il mio non è un iPhone, è un altro telefonino, un Samsung. Adesso vi dico soltanto, altro pezzo straordinario di oggi è quello della Lucia Annunziata sulla Stampa. Un tempo nei giornali si diceva, ma ragazzi, i capi redattori quando arrivavano dei pezzi, passateli i pezzi, cioè leggeteli prima di metterli in pagina, soprattutto se è un fondo. Io vi leggo cosa scrive l'Annunziata. Intessendo intorno a questo concetto un racconto fatto di emozioni, saremo sempre fedeli a chi ci ha scelto, e parole d'ordine, nulla sarà come prima, che ha rapito anche le migliori menti nella seduzione di un'idea, l'inevitabilità di un governo Lega Movimento 5 Stelle, dannazione, disperazione, entusiasmo, come preferite, in Europa, in USA e in Russia. Ma come scrive? Ma come scrive? Ma come scrive? Lucia Annunziata, un punto! Un punto, lo metti, a parte la costruzione logica, fatto di emozioni e parole d'ordine che ha rapito anche le migliori menti, ha rapito anche le migliori menti nella seduzione di un'idea, l'inevitabilità di un governo Lega Movimento 5 Stelle, dannazione, disperazione, entusiasmo, come preferite. Beh, io la trovo, cioè, una scrittura che probabilmente il mio caporedattore, ma non al giornale, ma il mio caporedattore ovunque mi avrebbe preso a calci nelle sedere se non l'avessi cambiato. Ma come nelle favole, a 24 ore dall'inizio della prima scelta, a 24 ore dall'inizio della prima scelta che avvia la strada per formare un esecutivo, tutto svanisce. E i due uomini, Salvini e Di Maio, come la ragazza che porta la ricottina. La ragazza che porta la ricottina.
Io ti giuro, è la prima pagina della stampa. La ragazza che porta la ricottina. Va bene. La ragazza che porta la ricottina si occupa di altro adesso. E, c'è una ragazza che invece di portare la ricottina doveva servire un gelato. Non lo fa. Salvini non se ne lamenta. C'è un'altra ragazza che serve il gelato al posto di questa ragazza che invece di servire la ricottina doveva servire il gelato. E questa ragazza che era in prova, i dipendenti dicono guarda che quella non ha servito il gelato a Salvini perché lo considera un razzista Salvini. Beh, quindi non ha fatto il suo lavoro. Questa ragazza, la direttrice, gli ha detto ma che stai facendo? Tutte queste cose le so perché ho chiamato ieri a Radio 105. La direttrice ma che stai facendo? Ma come ti permetti di non servire un gelato a Salvini piuttosto che a Porro, piuttosto che a un immigrato, piuttosto che a un rosso, un viola, si servono i gelati a tutti quanti, questa qua si toglie il grembiule e se ne va via, va bene? Sui giornali c'è scritto oggi esattamente questa storia, ma ieri la mamma di questa persona ha detto è stata licenziata perché non ha servito il gelato a Salvini, in realtà non è stata licenziata, è lei che si è andata via. Cosa scrive oggi Gramellini? Gramellini dice oggi Salvini dovrebbe chiamare la gelateria e dovrebbe dire riprendetela. Perché? Mi chiedo io, perché? Perché tutto tarallucce e vino? No, non è così che funziona il lavoro. Quando si fa un errore, questo errore non è fatto perché Salvini, ma perché un errore si serve chiunque in una gelateria, perché con quei soldi del gelato si pagano i dipendenti che lavorano in gelateria. Caro Gramellini, a differenza tua che sei un dipendente e che non verrai licenziato da nessuno, e ti auguro a quella giornalia, a quella gelatiera, gelataia, di fare una grande carriera nella vita, ma insomma... Noi purtroppo quante schifezze dobbiamo fare e siamo stati costretti a fare nelle nostre vite, nei nostri stage, nei nostri contrattini. Purtroppo è la vita e fa parte del lavoro. In questo caso poi c'è anche un sovrappiù, perché non servire il gelato a un cliente forse è la base, forse è come scrivere la ragazza della ricottina. Dazi, una minchiata fatta da Trump, 60 miliardi di dazi nei confronti della Cina, e soltanto incredibilmente purtroppo scrivono di queste cose persone che amano Trump ma si occupano poco di economia, evidentemente Libero continua a difenderlo. L'idea che si risolvono i problemi con i dazi, ricordatevelo, è una follia. È una follia. Dove non passano le merci, passano le armi. Non l'ha detto soltanto Bastiat, è la regola delle regole. Aver risolto i propri problemi economici mettendo i dazi alla Cina è un'illusione di brevissimo periodo. Grazie al cielo i dazi nei confronti dell'acciaio e dell'alluminio sono stati tolti da Trump nei confronti dell'Europa. Non dico che non si debbano avere delle misure protettive nei confronti di chi fa dumping sociale, ambientale e lavorativo, ma da questo a godere per i dazi nel mondo fatti da Trump su 1500 settori è una minchiata, minchiata, e vedrete che ne pagheremo le conseguenze economiche. Da rileggere qualche liberale per Paola Tommasi oggi, ma magari non lo è, se ne frega, per qualità, non voglio insistere. Tim, mentre tutto quello che stiamo raccontando sulla politica sembra incredibile, quello che avviene nella società di telecomunicazione italiana un tempo eccellenza, basta leggere Federico De Rosa oggi sul Corriere della Sera, che scrive la cosa più incredibile del mondo, nel senso che più giusta, più chiara, più evidente. Non possono sostanzialmente, si dimette il Consiglio di Amministrazione dei francesi in maniera tale che non può essere a sua volta dimissionato dal nuovo fondo che sta scalando la TIM, che è degli americani Elliott, che vorrebbe che la TIM venisse gestita con minori conflitti di interessi. Sostanzialmente i francesi fanno esattamente quello che vogliono, comprano le cose che vogliono, mettono gli uomini che vogliono, come se fossero i proprietari dell'azienda. Non lo sono perché ne hanno un quarto, non il 100% dell'azienda. Il fondo Elliott si è reso conto di questa cosa, ha cercato di far dimettere i loro consigli di amministrazione, questi si sono predimessi e quindi hanno guadagnato 10 giorni, perciò la prossima assemblea non sarà più il 24 aprile ma il 4 maggio. Robe tecniche di finanza. La sostanza, sapete qual è? La sostanza è che TIM non è gestita, TIM che dovrebbe pensare a fare quattrini, soldi e utili per i suoi utenti e fornire un servizio buono per noi i suoi clienti, in realtà si sta occupando di guerre finanziarie che neanche la politica degli anni 80 si immagina così ridicole. La roba Zuckerberg oggi praticamente è diventata soltanto una minestra riscaldata, nulla di interessante sui giornali, il fronte occidentale è sempre pulito. Questa sera Matrix per parlare delle elezioni di Camera e Senato, ma vedrete che purtroppo non avremo né Presidente della Camera né Presidente del Senato, quindi poca ciccia. Faremo il nostro mestiere questa sera con tanti ospiti, quindi appuntamento questa sera con 105 Matrix. Condividete questa zuppa che è l'unico modo per poter avere una vittoria facile sull'algoritmo di Zuckerberg, e andate sul sito nicolaporro.it per qualsiasi altra informazione. Ciao!